Ciao a tutti, sono Marco Ditri. Parleremo della transizione dai IPv4 ai IPv6, a che punto siamo, come esserne parte. Sono abbastanza un early adopter di IPv6, lo uso dal 2000, anche con servizi di produzione un po' dopo. Al tempo era ancora una cosa completamente sperimentale, si facevano tunnel da un pezzo di rete a un altro, praticamente nessun fornitore di connettività forniva vera connettività IPv6. Nel 2007 ho iniziato a fare le cose su scala un po' più grande e l'ho attivato di colpo su 130.000 siti web di un cliente dell'azienda per cui lavoro, per la cronaca etopost.it, fornitore di hosting a volume. Il mio lavoro è gestire la rete e altre cose per un fornitore di servizi cloud di infrastruttura. Tutta la rete della mia azienda utilizza IPv6 da molti anni. Tutti i servizi non legacy, non di prodotti morti e abbandonati, prevedono la possibilità di avere IPv6 o ce lo hanno già attivo di serie, a seconda dei casi. In questa discussione ci saranno alcuni presupposti che ritengo veri. C'è un problema intanto di asimmetria. Chi fa accesso, chi dà connettività agli utenti, che siano domestici, che siano aziende, ha molte opzioni a disposizione per la transizione dai IPv4 ai IPv6. Può banalmente fare NAT. Ma intanto, perché IPv6? Forse è necessario fare un passo indietro. Gli indirizzi IPv4 sono finiti, sono un numero a 32 bit, non c'è spazio per crearne altri. Ce ne sono una certa quantità inutilizzati che volendo con del lavoro si potrebbero recuperare, ma non è pratico, non ci sono gli incentivi economici. Perché questo sposterebbe il problema più avanti solo di qualche mese, anno. Quindi siamo senza IPv4, nuove aziende che aprono fanno molta fatica a ottenere nuovi indirizzi e quindi la soluzione a cui si lavora da 20 anni abbondanti è stata un nuovo protocollo IPv6, è simile a IPv4. Sotto molti aspetti. La differenza più evidente è che non ci sono i broadcast sulla rete, sono tentati un caso particolare del multicast, non c'è ARP, c'è un protocollo simile, gli indirizzi sono molto più lunghi, sono di 128 bit invece che 32. Ma per il resto funziona sostanzialmente allo stesso modo. Quindi, se io fornisco accesso, posso banalmente fare NAT da IPv4 a IPv4, anche se questo causa tutta una serie di problemi come identificare chi è l'utente che sta usando un certo IP pubblico in un certo momento. Posso utilizzare diverse tecnologie simili che sono sempre tipi di NAT, per esempio dare solo un indirizzo IPv6 ai miei clienti e poi fare una conversione all'interno della mia rete con dei router apposta dai IPv6 ai IPv4 quando questi devono parlare con dispositivi, cose, siti che non hanno connettività IPv6. Per esempio, questo l'ho fatto in mobile negli Stati Uniti da diversi anni, non è una cosa particolarmente strana, si può fare. Ci sono altre varianti, per esempio, si dà un indirizzo IPv4 al client, un indirizzo privato. Questo viene convertito in IPv6 sulla rete, riconvertito fuori al confine della rete in un indirizzo IPv4 con un NAT in mezzo. In questo modo un fornitore di servizi
non ha bisogno di configurare IPv4 su buona parte della propria rete, quindi semplificando la gestione. Al momento c'è tantissimo traffico, cioè tantissimo contenuto disponibile su IPv6. Non esiste non è una scusa dire ma tanto IPv6 chi lo usa, perché mai dovrei attivarlo sulla mia rete. Quando si attiva IPv6 su una rete media, in genere più della metà del traffico passa immediatamente da IPv4 e IPv6. I più grandi over the top, Google, Facebook, Netflix, Apple, forniscono nativamente servi propri servizi tramite IPv6. YouTube passa per IPv6, tutto il traffico Facebook passa per IPv6, tutto Netflix può passare per IPv6, e questo già da solo è una parte significativa del traffico di una rete normale. Ritengo inevitabile la transizione IPv6, non è possibile andare avanti a fare NAT per sempre, è necessaria una soluzione. La soluzione ha degli svantaggi, è scomoda, richiede lavoro, però è la migliore che come comunità degli operatori abbiamo trovato. E quindi è l'ora di adeguarsi per tutti. Si può continuare a procrastinare, ma più si procrastina e più a un certo momento ci sarà fretta per rimettersi al pari con il resto del mondo. La transizione come funziona? Non significa smettere di fornire, adottare IPv6 non significa smettere di fornire connettività IPv4 al resto di internet, perché comunque ci sono in internet una grande quantità di sistemi che non parlano IPv6, probabilmente ci saranno ancora per molti anni, quindi in qualche modo bisogna fornire connettività IPv4 ai propri clienti. Non ci sarà un momento a breve, medio termine, in cui si spegnerà IPv4. La transizione è già in progresso. Una volta si iniziava così ad attivare IPv6 sperimentalmente, c'erano ancora indirizzi IPv4 a disposizione per chiunque ne avesse bisogno. Questo momento è passato, siamo in un momento in cui IPv4 e IPv6 coesistono. Molto in avanti probabilmente si potrà fare a meno di IPv4, non so se ci arriverò nella mia vita professionale, non è ovvio. Magari a un certo punto ci sarà un'enorme accelerazione, magari continueremo a fare NAT da IPv6 e IPv4 per i prossimi 50 anni. Fino a qualche anno fa, che questo momento varia a seconda delle regioni, in Europa e Medio Oriente, che è la regione servita da RIPE, uno dei routing registry che assegnano e allocano gli indirizzi IPv4 e IPv6, in Europa gli indirizzi IPv4 sono finiti nel 2012. Prima di allora, chiunque avesse bisogno di indirizzi IPv4 potesse giustificarli secondo le regole che sostanzialmente dicevano: devi documentare come li stai usando, non li devi sprecare in modi stupidi. Potevo tenerne quanti ne voleva, non c'erano problemi di sorta. Si giocherellava con i IPv6, ma tutto sommato non c'era un motivo particolare per adottarlo su larga scala. E chiunque aveva a disposizione IPv4. 14 settembre 2012, gli indirizzi IPv4 sono finiti in Europa. Adesso la situazione è un po' diversa. I nuovi membri di RIPE possono tenere una sola rete barra 22 IPv4 e fine. Sono trucchi tipo essere membri di RIPE più volte a un certo costo. Molti si fanno due conti, mi conviene fare così, che insomma è un po' un aggirare le regole, ma nella pratica non c'è un modo per evitarlo. Come comunità di RIPE ci abbiamo riflettuto, a un certo punto era stata messa una regola per
ogni azienda può aprire un unico LIR, venivano aperte sotto falso nome, create nuove aziende apposta per aprire un LIR, quindi ci si è pensato un attimo e abbiamo concluso. Inutile imporre regole che non possiamo fare rispettare, è meglio essere sicuri che chi registra degli IP, i nuovi membri di RAIP, si presentino veramente con il loro nome e non sotto copertura, e quindi questa regola è stata tolta perché non funzionava. In alternativa, chi ha bisogno di indirizzi IPv4 li compra sul mercato. Sono dei broker che vanno a incontrare domanda e offerta con trattativa privata o come aste. Il prezzo varia tra i 12 e i 15 dollari per IP, a seconda delle dimensioni della rete e di altre questioni, però è più o meno questo. Quindi vi potete fare un po' qualche conto. Sono paesi, per esempio l'Iran, che ha avuto negli ultimi anni una grossa crescita di internet e continua, quindi i provider lì continuano a comprare nuovi IP sul mercato. In Italia le grandi telco, sostanzialmente quelle che esistevano da tempo, li hanno tra virgolette rubati alle loro reti mobili, dove hanno iniziato a fare NAT più pesantemente di una volta, in modo da poter dare un'IP statica a tutti i clienti su linea fissa. In generale le telco italiane hanno abbondanza di IP per motivi storici. Quindi sono solo quelle nuove che hanno problemi di pressione sugli indirizzi. Eolo è uno di questi, però è l'unico sufficientemente grande nella pratica per avere questo problema. Le altre reti sono tipicamente molto piccole, quindi o fanno stare tutto in una barra 22, oppure comprano qualcosa sul mercato, o magari esistono già da qualche anno, quindi hanno una rete più grande che comunque gli basta. Come abbiamo visto, i grandi fornitori di contenuti hanno IPv6, quelli più piccoli non necessariamente. Non hanno un particolare incentivo per adottarlo perché tutto sommato tutti hanno connettività IPv4. Chi soffre veramente sono i fornitori di server, infrastruttura cloud, server dedicati, quelle cose lì. Siccome non posso fare NAT di un server, perché per intrinsecamente gli utenti ci si devono collegare, di solito ho bisogno di almeno un IP per ogni server, perlomeno di un IP per ogni cliente. Quindi c'è poco da fare, in qualche modo li devo comprare sul mercato i nuovi IP, acquisendo aziende tramite un broker. Quanto durerà questa transizione? Non lo sappiamo. Perlomeno a me mette male predirlo. Dipenderà principalmente da motivi economici. Quanto costa tenere in piedi tutti questi meccanismi di transizione? Quanto costa comprare nuovi IP? Quanto è fastidioso per gli utenti usare questi meccanismi di transizione? Insomma, parliamo sempre di dispositivi che concentrano il traffico di molti utenti, quindi sono dei colli di bottiglia del traffico, possono essere saturi, hanno un costo, insomma, richiedono manutenzione. Ciascun provider si fa le sue considerazioni, quanto mi costa attivare IPv6, quanto mi conviene. In questo momento, secondo me, siamo arrivati a un punto in cui i provider d'accesso seriamente farebbero meglio a lavorarci con attenzione, perché iniziano ad esserci incentivi forti. A un certo punto i loro clienti troveranno fastidioso non avere a disposizione IPv6, saranno dietro dei NAT che gli causeranno problemi, cose di questo genere. A che punto siamo nella transizione? Dipende molto dal paese. Ci sono alcuni paesi che sono molto avanti. Il Belgio è quasi al 60%.
Questi dati li ho aggiornati qualche giorno fa, uso delle statistiche che sono fornite da Google. Google in ogni paese misura la quantità di il rapporto tra clienti PV4 e PV6 che accedono ai propri servizi. Questi dati li ho appena aggiornati, li ho confrontati con quelli della stessa presentazione fatta lo scorso autunno. Vi confermo c'è un progresso da qualche punto percentuale a una decina. Alcuni paesi sono entrati, insomma, in questa piccola classifica che l'anno scorso non c'erano, facendo un grosso salto in avanti. Belgio, per esempio, c'è una grande penetrazione di PV6 perché c'è stato abbastanza un mandato politico verso i provider, perché la polizia belga era un po' stufa di non riuscire a identificare gli utenti che erano dietro un NAT, per cui è stato detto ai provider. Insomma, sbrigatevi a usare i PV6 perché è una cosa buona anche per noi polizia e prendetevi questo impegno volontario, ma diciamo molto apprezzato, di non mettere più di, mi pare, 8 clienti dietro un singolo IPv4 quando fate NAT. Negli Stati Uniti c'è una penetrazione sempre piuttosto alta grazie a Comcast. Comcast è un provider così grande che non gli bastava 10/8 per i propri clienti per fare NAT, per cui già parecchi anni fa aveva iniziato a lavorare IPv6 e adesso da già diversi anni IPv6 è a disposizione di tutti i propri clienti. Questo vale anche in altri paesi, per esempio in Grecia OTE. Negli ultimi circa 2 anni ha adottato i PV6 sempre di più, è a disposizione di quasi tutti i propri clienti. Stessa cosa in Svizzera per Swisscom. In Italia poco e niente. La maggior parte di questo 1,8% sono piccoli provider e Fastweb. Fastweb in certe condizioni, se avete il CPE giusto, se siete il tipo di cliente giusto, non so se dipende ancora dalla zona geografica o no, fornisce i PV6. Sono almeno un paio di anni che mi dicono sì, ci siamo quasi per partire con un deployment molto più grosso, molto più serio. Temo che abbiano sempre avuto altre urgenze. Telecom Italia molto indietro, non se ne parla più, Wind non se ne parla più, Tiscali dovrebbe avere i PV6 a disposizione perlomeno per i clienti business su richiesta, già da molti anni, ma a livello di mercato ormai non è molto più molto rilevante come quota. Vodafone nulla di pervenuto. Ci sono provider come Wind che hanno a disposizione quasi una barra 9 di IP e Telecom siamo lì perché per motivi storici avevano molti IP, quindi non sentono una particolare pressione per adottare PV6. Non so perché Vodafone sia così indietro, perché invece ne avrebbe abbastanza motivi, ma anche loro vedo che stanno recuperando i dalla rete mobile. Da 2 o 3 anni hanno iniziato a fare NAT sugli IP dei clienti mobili. Dopo la transizione, IPv6 sarà pervasivo, IPv4 inizierà a sparire dal resto della rete. Ci saranno sicuramente tante isole con solo IPv4, però diventerà un problema di chi le gestisce farsi raggiungere. Magari fare tunnel con altre entità che devono comunicare con loro, magari usare dei proxy davanti alle proprie macchine. Col passare del tempo, diminuiranno gli incentivi a fornire connettività verso IPv4. Credo che ci vorrà ancora comunque molto tempo. Come iniziare la transizione IPv6 se non ci siete ancora arrivati? Se siete un utente finale, potete rivolgervi al vostro provider.
Se è un buon provider, almeno a progetto vi potrà fornire connettività IPv6. Se è uno proprio molto bravo, ve la potrà già fornire nell'ambito del vostro servizio normale. Se non fornisce IPv, se non ha proprio IPv6 sulla propria rete, iniziate a farvi delle domande, vi suggerisco. Per il resto non ci sono molte alternative. I tunnel IPv6 sono deprecati da diversi anni. L'anno scorso SixAccess, che era uno dei più grossi fornitori di tunnel a livello mondiale, ha chiuso il servizio proprio con la motivazione: ormai IPv6 è sufficientemente diffuso. Chiedetelo ai vostri provider, non vogliamo continuare a fornire tunnel, a fornire scuse. Se invece, quindi non ci sono molte alternative per utenti finali. Se invece siete un provider, è il caso di iniziare, se non lo state ancora facendo. Si inizia dai router, si chiede connettività ai propri fornitori di transito, un pezzo per volta lo si estende alla propria rete e poi si inizia dai servizi, quelli più semplici, quelli che più tollerano di servizio, per esempio DNS e posta, sono i primi che si possono attivare con IPv6. Attenzione per la posta: se iniziate a mandare posta verso l'esterno con un indirizzo IPv6, dovete certamente avere il reverse mapping funzionante, ma diciamo questo è quasi un requisito anche con IPv4. Ma è proprio il caso di avere anche SPF o DKIM, o meglio tutte e due funzionanti, perché alcuni provider, e per alcuni intendo Google, sono estremamente più restrittivi per il traffico che ricevono tramite IPv6. Attivate IPv6, un po' di posta Gmail la potete mandare, ma abbastanza presto inizierà a rifiutarla se non avete SPF o DKIM attivo, per cui tenetelo presente. Dopodiché, server web, a quel punto, insomma, siete a buon punto per avere IPv6 attivo. Lavorate a tutti i vostri sistemi interni, provisioning, gestione, allarmistica, è importante poter monitorare i servizi anche tramite IPv6. Se invece siete una rete d'accesso, le cose sono un po' più complicate. La maggior parte dei problemi sono causati dai CPE degli utenti, che sono, insomma, tipicamente le cose più economiche che voi o loro riuscite a trovare. Sono utenti consumer soprattutto. Non hanno il supporto per IPv6, ce l'hanno, ma solo in particolari configurazioni che magari non sono quella che volete adottare. E quindi bisogna studiare un po' di più. C'è più da lavorare sui sistemi di provisioning, decidere come assegnare gli indirizzi, come gli indirizzi devono essere comunicati al router del cliente, usate PPP, non usate PPP, prefix delegation, DHCP, insomma ci sono diverse opzioni, uno ci studia un po', vede cosa è più adatto per la propria rete, per il proprio genere di clienti e poi insomma si mette al lavoro, lo hanno fatto reti molto più grosse di voi, quindi è alla portata di tutti ormai, mi sento di dire. Come si assegnano gli indirizzi ai propri clienti? Quando ci si presenta RIPE chiedendo un'allocazione di indirizzi IPv6, vi viene data una barra 29. Barra 29 significa 2 alla 128-29 indirizzi, che è un numero molto, 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 molto grande di indirizzi. Fate il conto, in realtà è un po' più piccolo. Spiego perché. Generalmente gli indirizzi IPv6 sono divisi in 64 e 64 bit. Facciamo quindi che siano 2 alla 64-29, che rimane comunque un numero di reti bello grosso, perché si usa i 64 bit più piccoli per l'indirizzo del computer sulla rete e i 64 bit più grandi, quindi barra 64, identificano le reti. In pratica, le reti IPv6 a cui sono connessi i computer
sono sempre reti barra 64, quindi in pratica ogni LAN può contenere un numero di server utenti IP arbitrari, perché 2 alla 64 è un numero talmente alto che entrano in gioco prima, insomma, limiti fisici pratici. Quello quindi che potete fare è utilizzare questo grosso spazio di indirizzamento per creare una gerarchia negli indirizzi, nelle reti, che vi permetta magari di identificarle a colpo d'occhio per tipo, di aggregarle per semplificare il vostro routing. Questo è un sistema abbastanza semplicistico, però si può adottare molto spesso. Da una barra 29, quello che faccio io è dividerla intanto in barre 32. La barra 32 IPv6 è una quantità, è un prefisso che si può sempre annunciare pubblicamente a internet, quindi sappiamo che una rete di questo genere sarà sempre propagata. Io l'ho divisa per la mia azienda a seconda dei nostri POP di rete dove abbiamo connettività indipendente. Uso 2/29 nella mia azienda, una è dedicata all'Italia con delle barre 32 dedicate ai data center di Milano e ai data center di Frosinone. Un'altra barra 29 invece è dedicata al resto d'Europa ed è suddivisa in barre 32, una per la Svizzera, una per la Croazia e ce ne sono a disposizione altre 6 per i prossimi paesi in cui opereremo. In questo spazio, in ogni barra 32, avete a disposizione 2 alla 16 barra 48, cioè 65.000 reti barra 48 che potete ancora dividere in altre 2 alla 16 barra 64. Quindi 2 alla 16 reti contenenti altre 2 alla 16 reti. Sono già un grande numero di clienti. Avete più di 65.000 clienti? Potete anche chiedere un'allocazione più grande a RAIP se vi serve, non c'è problema. In genere è una buona idea assegnare una barra 48 a ogni cliente. Se siete molto grandi, magari si può decidere solo a quelli business o ai clienti di colocation. E una rete un pochino più piccola ai clienti domestici. Questo gli permette di avere solo 16 reti in casa. Diciamo che per l'internet odierna è un numero successivo. Mai, 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 mai assegnate a un cliente solo una rete barra 64, che sì, sembrano tanti indirizzi, ma è una singola rete LAN, subnet, come la volete chiamare, perché questo non gli permette di creare più reti all'interno della propria casa, proprio ufficio, eccetera. Questo gli impedisce di creare una rete per la Smart TV, che magari è il caso di tenere segregata dal resto dei dispositivi, perché non sappiamo con chi parla, chi ci entra dentro. Una rete per gli ospiti, che è sempre il caso di tenere separati dalle proprie cose. Insomma, a parte questo, non c'è motivo di risparmiare sulle allocazioni fatte ai clienti, perché ci sono veramente tanti indirizzi a disposizione. Se a un certo punto, come comunità degli operatori, ci accorgeremo di avere sbagliato tutto radicalmente e avere comunque sprecato indirizzi, è estremamente improbabile, avremo ancora 7 volte lo spazio attuale a disposizione di IPv6, che attualmente è completamente inutilizzato e riservato. Altre 7 occasioni per ricominciare da zero ad allocare nuovi indirizzi. Quindi non preoccupatevi mai di sprecare indirizzi. Se c'è una cosa che vi dovete ricordare da questa presentazione è non cercate di risparmiare sugli indirizzi IPv6. Date sempre ai vostri clienti la possibilità di fare subnet, a meno che sia tecnicamente impossibile, come per esempio per un cellulare, che è un unico
dispositivo non gli assegnate meno di una barra 64. Avendo a disposizione così tanti indirizzi, si possono anche fare cose carine come codificare dei significati al loro interno. Per esempio, per una punto punto non è necessario usare una rete barra 64, si può usare un prefisso molto più lungo. Io raccomando di non usare mai meno di barra 124, perché in questo modo è più semplice gestire il reverse DNS. Il reverse DNS IPv6 è organizzato a 4 bit per volta, quindi una cifra esadecimale da 0 a F, separate da punti, e quindi ogni barra 124 corrisponde a 16 indirizzi ed è pratico gestire il reverse DNS. Io per esempio uso AEB 1 e 2 per le transfer network tra i router. In questo modo avete a disposizione indirizzi per codificare cose tipo il numero del router, così posso vedere che a colpo d'occhio quell'IP è attaccato a quel router, il numero del data center, il numero del rack, perché no? Ce ne sono in abbondanza. In questo modo gli indirizzi diventano autodocumentanti. Se ci sono domande, sono a disposizione. Prego. Quanto tempo abbiamo? Prima ha accennato quel grande provider che ha la possibilità di fare tunneling IPv6 e ora non lo fa più. Sì. Spiegavi prima. Ricordo anche che c'era anche sui primi manuali di OpenBSD, no, che copiava questo tunnel. Attualmente chi è che dà la possibilità Credo solo di Arican fare? Electric. Non mi viene in mente nessun altro. Quelli che fanno la certificazione, no? Mi sembra su PV6, Sì. l'online. Ok, grazie. Dietro di te. Sull'interruttore? Dicevo, prima hai detto che hai spostato 120 rotti Sì. mila indirizzi sulla rete dove lavori. Sì. Domandina interessata. Immagina di avere dei protocolli che magari contengono dentro l'IP nel protocollo stesso. Che so, SDP, tanto per dirne uno. Ti è capitato o è capitato ai tuoi clienti di avere problemi grossi durante la transizione in questa situazione? E se sì, No, se si può perché in dire. quel caso si trattava solo di siti web e posta. Ah, quando c'è un protocollo che contiene al proprio interno un IP, che potrebbe essere anche banalmente una pagina web che contiene un link a una risorsa, un'immagine, quello che è con un IP nudo, ci sono una serie di problemi ovvi quando si vuole dare al cliente finale solo un IPv6 e poi fare NAT a monte da un IPv4, perché questi meccanismi di transizione usano un trucco DNS che quando il client chiede la risoluzione di un dominio che non ha un indirizzo IPv6, gli risponde con un indirizzo IPv6 fittizio che viene mappato poi dal NAT a un indirizzo IPv4, eccetera. Se il client cerca da solo di contattare direttamente un indirizzo IPv4, non può intervenire tutto questo meccanismo. La soluzione studiata, che è quella che usa per esempio Android, è comunque di dare un indirizzo IPv4 all'interno del dispositivo, che poi viene mappato su IPv6 dal dispositivo stesso invece che da un router più a monte. In Grazie. questo caso, se c'è un protocollo che veicola direttamente un IPv4 tra i propri metadati, ha un problema, non è compatibile con tecnologie di NAT di questo genere. Però spesso rompe anche i NAT normali se non c'è con qualche sistema di inspection, per cui sono problemi in parte noti. Mi aspetto che protocolli come SDP o implementazioni più che protocolli possano avere qualche difettuccio nella realtà. Sì, Che so, un telefono. Cosa devi sì, fare? sicuramente. Queste sono cose che vede in genere chi fa accesso. Ho una domanda riguardo
proprio i protocolli lato, ad esempio, SD-WAN. Volevo capire l'esperienza che hai avuto con external BGP, protocolli di routing sul backbone, se passaggio IPv4 e IPv6 ha comportato allora, problemi. Prima, bisognerebbe capire cos'è SD-WAN per te. Puoi riformulare la domanda senza usare questo concetto? Sì, sì. Okay. Allora, nel caso di un backbone distribuito, sì. Okay, dove agisci da autonomous system, quindi con protocolli routing tipo sì. external BGP, sì. Okay, la gestione e la propagazione delle rotte dai IPv4 e IPv6, la transizione, se hai esperienza, se hai avuto problemi... Allora, tu mi dici fare... NAT dai IPv4 e IPv6 e viceversa. Oppure usare IPv6 nativamente con... Allora, per quanto riguarda BGP IPv6 nativo, diciamo non ci sono problemi di sorta, funziona tutto esattamente come IPv4, non mi vengono in mente accortezze particolari. Per quanto riguarda tecnologie di transizione, non ho un'esperienza personale perché professionalmente non faccio accesso. Ci sono diverse tecnologie, negli anni hanno incontrato più o meno favore nel tempo, anche grazie all'esperienza accumulata. Se vuoi approfondire ti consiglio di guardare le presentazioni fatte all'ultimo meeting di RIPE a Marsiglia da OTE, dove hanno fatto vedere lo stato del loro deployment e quale tecnologia hanno adottato. Ci sono altre domande? Niente, allora possiamo chiudere qui. Grazie.